Ciao Paolo, non ti spaventare di vedermi, a casa stanno tutti bene. È solo che mi mancavi e ho voluto mandarti questo video messaggio. E sei riuscito a mostrare a tutti la bella persona che sei, i sentimenti che hai e i valori che animano il tuo cuore. E poi era anche un po' che non ti vedevo innamorato struggerti. Non ti nascondo che mi abbia fatto un po' ridere. Devi avere il romanticismo di mamma nel sangue. Mi è dispiaciuto anche a me di non aver potuto fare il mio compleanno con te. Avremo modo di recuperare. Se ti devo dire solo una cosa che forse migliorerei è quella di stare molto attento con il fumo. Dai un buon esempio e cerca di fumare il minimo possibile. Spero di vederti presto, comunque credo che sia stata una bella esperienza. Un bacio. Mancano 20 Alfonso, minuti. Ma come hai fatto? È ancora il primo di aprile, scherzo, sì, pesce d'aprile. Vabbè, ci sei riuscito. Ma come hai fatto a convincere mio fratello? È la prima volta che lo so. Ma le vie di Alfonsino sono infinite, capisci? No, ecco. Ti mando Senti, lui è Andrea, sì, è figlio di tua mamma Eleonora e di Angelo Rizzoli. Sì, sì. Siete legatissimi, lo legatissimi so. Da sempre, siamo cresciuti insieme, nonostante insomma, gli anni di differenza, abbiamo 11 anni di differenza, abbiamo sempre avuto un rapporto speciale.